Giunge alla sua sesta edizione La Scuola va a Bordo, un progetto formativo di grande successo che ha come obiettivo la riqualificazione e riscatto del territorio napoletano attraverso il mare, le sue origini e la sua storia. Il mare per noi è ricerca, è sicurezza, è turismo, è cultura, è storia, perché la nostra storia parte dal mare. E tutto questo ai nostri giovani, ai nostri studenti piace molto. Quindi ogni anno aumenta il numero dei partecipanti, perché oltre agli istituti secondari di primo grado, quindi i ragazzini da cui cominciare, si arriva poi agli istituti nautici. Il protocollo coinvolge circa 500 studenti tra scuole secondarie di primo e secondo grado, con alternanza scuola-lavoro, e istituti nautici che vivranno un percorso formativo sia all'interno delle strutture scolastiche che nelle varie sedi di enti e istituzioni aderenti al protocollo d'intesa. È un modo non solo per aprire le porte del futuro, ma per prendere contatto con la più grande realtà industriale della città, rompere e continuare a rompere una barriera in un qualche modo invisibile ma forte che spesso non mette in collegamento il porto, il mare con la città. Insomma, parliamo di futuro, parliamo di ragazzi, parliamo di un bene da proteggere come il mare e un mare sul quale si può lavorare e produrre sempre nel rispetto dell'ambiente. Il percorso si concluderà con un concorso a cui parteciperanno le scuole e con la celebrazione della Giornata Europea del Mare il prossimo 20 maggio.